tema di quella famiglia di 2000 anni fa potesse dire molto alle famiglie di oggi. Cioè, io credo che gli esiliati, e Giuseppe lo è stato, appunto, in Egitto, come hai ricordato tu, vivano più o meno le stesse preoccupazioni, cioè dove andare, dove finirò, come mangerò, come guadagnerò il pane, dove andrò a lavorare. Quindi è una cosa che ha vissuto quella famiglia, hanno vissuto per esempio i miei genitori nel primo dopoguerra, che erano emigranti dal sud verso il nord, e sappiamo qual è la vera grande emigrazione oggi, che è quella poi che affronto appunto nel film Maria, che non si chiama così nel film, ma si chiama Bikira, che appunto in Swahili vuol dire vergine. Secondo me la vera accoglienza che Giuseppe fa, oltre a tutte le altre diversità che ci sono. Noi dai Vangeli non conosciamo molto la storia di Giuseppe. È un personaggio abbastanza sfuggente. Parlano più spesso di Maria, di Gesù e tutto il resto. Come mai Giuseppe è rimasto fuori da questa storia, diciamo, dalla più grande storia mai raccontata? Ma guarda, grazie, bellissima domanda, perché è la stessa che ha spinto me in qualche modo a raccontarlo. La verità è che in primo luogo purtroppo veniamo tutti, compresa secondo me una certa traduzione biblica della cultura della parola, e chi parla tanto viene notato, mentre Giuseppe nelle 9 volte che viene nominato nei Vangeli non dice mai una parola, mai. Quindi il silenzio. E poi perché è evidente che il culto mariano ha preso piede, fortunatamente devo dire, con la teologia della liberazione, che per chi non lo sa è una branca della teologia, diciamo, del Sud America intorno al 68, cosa che di cui pare si sia anche un pochino, se non imbevuto, informato il nostro Papa. Giuseppe, che era appunto un lavoratore, è diventata un po' diciamo, l'arma o un anello di congiunzione della catena tra i lavoratori e quindi il popolo che prendeva in qualche modo coscienza di sé e la fede. C'è un bellissimo libro di Leboeuf rispetto a questo. Tant'è vero che poi, diciamo, un po' non lo si sa e un po' lo si dimentica, ma il 1º maggio, la grande festa dei lavoratori, è San Giuseppe. Lavoratore, poi diciamo dal punto di vista del calendario. Ed è un'altra delle cose che mi è piaciuto tantissimo in lui, un uomo silenzioso che lavora sempre. Tant'è vero che quando mi chiedono qual è il tema del film, al di là di queste cose di cui stiamo parlando, secondo me è il lavoro. Giuseppe ama più fare che parlare, lo vediamo sempre all'opera nel film, un po' ovviamente in maniera un po' iconica, con il legno, però dentro il bar, offre lavoro a delle persone, parla di lavoro, si preoccupa del lavoro dei figli, offre lavoro a Bikira che arriva. È un film dove il lavoro è, diciamo, molto importante. E per chiudere, diciamo, la risposta alla tua domanda è perché non è mai stato eccessivo Giuseppe, non ha fatto grandi miracoli, però ha avuto, diciamo, secondo me, la fortuna, per chi crede, di impostare la più grande famiglia della storia. Bar Giuseppe, è tutto ambientato praticamente in un luogo che è il bar. Come lo hai usato il bar? Che vuol dire il bar per te? Guarda, intanto c'è stata una sperequazione, diciamo, dal punto di vista verbale e intellettuale. Lo stesso titolo, cioè dall'ebraico, che ho cercato di studiare pur non approfondendolo, nell'ebraico Bar Joseph vuol dire figlio di Giuseppe. Ah, ecco. Quindi, per esempio, Joshua, nei Vangeli Gesù viene sempre chiamato Joshua Bar Joseph, cioè Gesù figlio di Giuseppe. Questa piccolo diamante, diciamo, letterale lo chiamerei, mi ha dato l'idea, aggiunta a quella di cui ti parlavo prima, di dire: ah, vedi, lo posso ambientare. Un bar in fondo è un po' sempre
lo specchio dei tempi, no? Ogni tanto si dice, ma che il bar di Guerre Stellari, dove passa un po' di tutto. E anche nel nostro film, nel mio film, è un po' così, appunto, c'è una miscellanza di età, di razze, di sesso, di religione, di persone, un pochino un bar classico di passaggio, un po' isolato, ed è questa un'altra cosa che mi piaceva, un po' la Baghdad Café, per chi ha visto quel bellissimo film di Percy Harlan, perché Giuseppe è a modo suo un'isola. Nel film lo spirito un po' religioso c'è, e se c'è, in quale percentuale, se vogliamo parlare? Guarda, religioso sì, senz'altro, religioso senz'altro. Ho cercato di non essere dottrinale, tant'è vero che poi un po' ho avuto anche paura che mi scomunicassero, perché insomma a un certo punto di Bikira i figli mi fanno anche degli insulti pesanti, no? Cioè quella parola che adesso non ripeto, ma vicino a Maria di solito è una bestemmia, oppure appunto la possibilità che l'atto sia avvenuto rimane sospeso, cioè ho temuto che di andare anche incontro a degli strali, però ho cercato di farla sincera, di raccontare una storia sincera.